Buonasera a tutti, mi sentite? Sì. Buonasera a tutti, davvero, siete tantissimi e vi ringrazio immensamente per essere qua. Mi spiace molto per le persone che non riescono a entrare, vedo gente per le scale, c'è anche un nostro amico fotografo che non riesce neanche a scendere. E beh, questo è indice veramente del vostro affetto e quindi vi ringrazio immensamente. Un ringraziamento speciale anche alla libreria Giovannacci di Biella, che ci ospita ancora una volta con estrema cortesia e disponibilità. E un grazie a Pino Scaccia, che è qui con noi. Poi lascerò parlare lui, ovviamente, faccio solo una breve introduzione. È la terza volta che sono qui in questa libreria ed è proprio in questa sala che poco meno di 2 anni fa sedevo proprio qui con Pino Scaccia. Lo avevo appena conosciuto 2 ore prima alla stazione di Santhià, proprio come una favola, è stato tutto un caso. Molti di voi erano già presenti alla prima presentazione, mi ricordo, vedo volti, amici, insomma, che già erano qua. È stato tutto casuale, lo dico a chi non era presente, il mio primo libro nasce come un manoscritto che ho voluto dedicare a mio secondo papà, un reduce dell'Albania, della Grecia e poi anche dell'Armir, uno dei pochi che tornarono dalla Russia. E per documentarmi ai fini della stesura di questo libro mi sono rivolta appunto alla lettura dei libri di Pino. Lui sta uscendo a brevissimi giorni, a fine mese, il suo 4º volume dedicato all'Armir. E quindi io mi ero documentata sui suoi primi 2 libri, Armir, sulle tracce di un esercito perduto e Lettere dal Don. E quindi così, appunto, in modo molto, diciamo così, avventuroso, è stato un caso, ho provato a inviare a lui il mio manoscritto via mail. Lui è molto attivo sul web e mi ha risposto quasi immediatamente dicendo di inviargli il manoscritto, e non solo l'ho apprezzato, ma poi stese una bellissima introduzione. E da lì è nata un'amicizia che si è protratta nel tempo. Abbiamo avuto degli incontri al Salone del Libro di Torino, poi ci siamo incontrati a Barga, al Festival Letterario. E proprio da questa amicizia è nato anche un sodalizio intellettuale. E dunque, circa un anno fa, un po' di più, Pino mi propose di collaborare con lui alla stesura di un nuovo libro. Ed era un progetto che lui serbava da molti anni, dal titolo I tranelli della storia. Penso che non sia il caso di presentare Pino Scaccia ai presenti, forse uno dei più grandi reporter che abbiamo avuto, senza forse, del TG1, ha percorso 30 anni della nostra storia, andando per guerre, quindi sicuramente per me questa proposta è stata accolta con grande onore, con grande commozione anche, non mi sembrava vero, ovviamente non potevo dire di no. Si trattava di un'occasione di arricchimento professionale sicuramente incommensurabile. E dunque, anche se questa impresa mi ha spaventata moltissimo, perché la sua proposta era quella di raccogliere tutto il materiale che lui in tanti anni aveva raccolto in relazione ai più importanti personaggi storici e indagare e fare una ricerca approfondita su di loro, cercando di cogliere però quelli che sono gli aspetti inediti, inconsueti, guardandoli, ecco, da una angolazione sicuramente non usuale. Ecco perché ho accettato, anche se con molto timore, e abbiamo iniziato questa avventura a 4 mani. Devo dire che scrivere a 700 km di distanza non è così semplice. All'inizio, ci siamo incontrati una volta per mettere le basi del progetto, e poi piano piano, ecco, tutto è nato, si è sviluppato, strappando le ore del sonno, perché io lavoro, quindi di notte, insomma. Però sicuramente per me è stata una fonte inesauribile di arricchimento professionale. Mi sento molto onorata e privilegiata oggi e molto emozionata
di sedermi qui ancora una volta accanto a lui. Questo libro, tra l'altro, poi lui vi naturalmente illustrerà meglio tutti i passaggi particolari, le chicche. Ecco, fa parte di una collana, è il primo volume di una collana che si intitola Amori Maledetti e che riguarderà appunto alcuni fra i personaggi più significativi della storia, visti da un punto di vista della loro vita privata, di quella che è la sfera personale. Dunque, perché ci siamo soffermati sui dittatori? Ed è questa la domanda che spesso ci rivolgono. Perché semplicemente su di loro abbiamo trovato il repertorio di fonti più vasto e quindi abbiamo cominciato dai due colossi che hanno segnato il secolo breve. Naturalmente su di loro è stato detto di tutto di più, quindi ci sono però ancora molti aspetti che sono rimasti nell'oscurità ed è per questo che noi abbiamo cercato appunto di sondare il terreno della loro vita privata attraverso gli occhi delle donne che forse li hanno amati di più, e quindi Claretta Petacci ed Eva Braun. Però a questo punto forse ho parlato già troppo, e quindi andiamo avanti. Non so, dimmi tu, se vuoi inizio a parlare di Mussolini e poi tu... No, vabbè. Allora, lascio a Pino la parola adesso. Scusate l'emozione. Intanto è incredibile per un romano iniziare puntuali ai 5:30, non è mai successo, insomma in realtà il nostro è quasi un codice, insomma cioè si dà un appuntamento un'ora prima, no mezz'ora prima, a Roma mezz'ora prima, in Brasile adesso, visto che torna all'attualità Battisti, in Brasile mi ricordo che invece cioè, anche lì è un codice preciso, un'ora prima, la mia interprete quando dovevamo andare a cena dall'ambasciatore, abbiamo la cena alle 10, allora io cercavo, dico alle 9 e mezza ci muoviamo, dice no ma noi dobbiamo stare lì alle 11, no, è scritto, e le 10 significa le 11, a Biella le 5:30 significa le 5:30 ed è incredibile. Niente, io lo so, questo libro è capitato in un momento particolare. Anna lo può confermare, quando abbiamo cominciato a scriverlo non pensavamo neanche alla situazione politica attuale. Davvero, un libro storico, di pettegolezzi in qualche maniera storica, il privato. Si chiama Amore Maledetti, la collana non casualmente, perché di fatti è puntato molto su due amori... diciamo perversi, contorti. Anna, come tutte le donne, è rimasta un po' più sensibile alla storia d'amore fra Claretta Petacci e Mussolini. Io tra Hitler e Eva Braun sono stato un po' più asettico perché ho sempre visto insomma, con molto distacco. Però attraverso questi due amori, che poi erano due, lo diciamo all'inizio, insomma, sono nate praticamente a distanza di un mese, di due mesi, nello stesso anno. Sono no? stati nello stesso mese e nello stesso anno. Nello stesso mese e nello stesso anno. Hanno e avuto la stessa. Esatto. Hanno avuto la stessa fine tragica, eccetera. Su Hitler ci sono i dubbi, perché poi chi avrà la bontà di leggerlo leggerà della presunta fuga in Paraguay, per cui probabilmente è morto in Paraguay, non è vero che si sono suicidati, però insomma. Comunque Eva Braun è stata fino alla fine, anche lei come Claretta Petacci, accanto al suo capo. Certamente sono, per esempio ci sono altri dubbi sulla Petacci, ci sono i dubbi su chi era veramente, se forse era una spia inglese, lei, il fratello, eccetera, però sicuramente ha amato molto. Amato molto il Duce. La grande differenza è che Hitler, non avendo impegni diciamo personali, poteva benissimo non nascondere l'amore per Eva Braun, mentre la Petacci ha fatto la fine, faceva la fine della solita amante, aveva comprato come succede adesso, aveva comprato l'appartamento per lei, l'andava a trovare. Però non ha mai lasciato la moglie, insomma, quindi
ho due storie diverse. Niente, quindi noi all'inizio non pensavamo assolutamente che nel momento della presentazione, un anno dopo, perché ci avevo messo un anno a scriverlo, capitasse un momento anche politico particolare. Molti hanno pensato che l'abbiamo fatto uscire apposta, invece giuro che non è assolutamente vero. Non è così, non era un nostro intento. Ci sono, è chiaro che noi, oltre che diciamo storici, soprattutto la professoressa di storia, siamo anche contemporanei, è chiaro che non è che siamo ciechi, ci sono delle similitudini, abbiamo scoperto, questo è un po' sconvolgente, abbiamo scoperto delle similitudini incredibili. Ci sono dei manifesti scritti da Hitler nel 1932 che sembrano scritti da Grillo oggi, questo per essere chiari, perché se vale la pena di leggerlo, ma c'è uno sul movimento, parla del popolo, parla di morti, il governo che sono i morti, dei fonti, noi sentiamo la puzza di questi, ma è Grillo, ragazzi, cioè noi ci giriamo intorno. Però tutto questo lo diciamo con molta leggerezza, cioè senza dare sentenze, né, senza parlare di politica, cioè proprio com'è. In modo oggettivo, diciamo, da cronista. Esatto. Allora, vi leggo 1932, un comizio di Hitler. Bravissimo, l'altro, un grande oratore, no? Hitler. Noi non siamo un partito, i partiti sono morti, noi siamo un movimento nuovo che loro non hanno ancora capito. Ci chiamano comunisti, socialisti, sindacalisti, ma noi non siamo nulla di tutto questo. Ci hanno proposto alleanze, ma noi non ci uniremo a nessuno. Loro sono già morti e noi li vogliamo vedere nella tomba. Noi siamo diversi, siamo un movimento inarrestabile, noi siamo il popolo, noi siamo i cittadini. Ragazzi, io mi sfido chiunque la pensi a non leggere Beppe Grillo sotto. Questo è Adolf Hitler 1932. Ovviamente questa è una, ce ne sono molte altre. La chicca più, secondo me, più clamorosa che ho scoperto io, perché io mi sono un po' più dedicato a Hitler, non so se avete capito, e lei è Mussolini. No, ci siamo proprio spartiti il lavoro, a 700 chilometri non era possibile altrimenti. Noi, è dimenticato, ci siamo visti all'inizio del progetto, poi alla fine per chiuderlo, cioè sì. Due momenti in cui i 700 chilometri andavano annullati per ragioni ovvie, però in mezzo ci siamo, oggi la società ci permette, c'è questa capacità, insomma, di scrivere a distanza, perché online si fa tutto, ci si scambia facilissimamente tutto, no? E-mail, eccetera, quindi abbiamo lavorato insieme in realtà, su due tavoli leggermente distanti. Io al mare, perché abito a Ostia, lei in montagna, ma è stato anche divertente. Noi ci siamo, spesso ci abbiamo giocato su questo. Dice, com'è il mare? Oggi è, insomma, freddino, quanto fa? 12. Come 12? No, da noi meno 2. Vabbè, io da me tra 12 e 14. Quindi domani andiamo a Europa, quindi probabilmente farà anche più freddo. Comunque, al di là di questo, dico, la cosa più clamorosa che abbiamo scoperto proprio nei documenti, che ovviamente le origini ebraiche di Hitler sono abbastanza note, perché c'è il padre e il figlio illegittimo, è abbastanza noto che almeno metà del sangue di Hitler è ebreo. La cosa clamorosa è che dei ricercatori di Frisia hanno scoperto, attraverso 19 DNA di parenti strettissimi di Hitler, che le origini sono berbere, cioè nordafricane. Perché il cibo principale di questi DNA non era presente nell'impero austro-ungarico nel momento in cui viveva Hitler, per cui proviene proprio dal Nord Africa. Quindi l'uomo che ha tanto esaltato la razza ariana, la razza perfetta, che ha ovviamente dato vita a un olocausto, a una strage incredibile, in realtà era anche lui ebreo, e ultimamente, perché la storia non finisce mai,
Ultimamente abbiamo scoperto addirittura Eva Braun a origini ebraiche. Sì. Per cui questa è la grande sorpresa. Insomma, ha fatto. Il vero interrogativo è perché ha odiato così tanto gli ebrei. Ci sono varie ipotesi, nel libro ci sono tutte. Probabilmente perché la madre, che lui assolutamente adorava, è morta di tumore ed era curata da un medico ebreo, o perché il miglior amico suo era ebreo, sì, durante il periodo di studio. Insomma. Sì. Quindi ci sono molte altre. La prima fidanzatina era ebrea, insomma, c'erano varie cose, è da capire perché quest'odio per gli ebrei. Probabilmente invece era solo un fatto politico, perché doveva avere un amico, come tutti, quindi se credevano, i nemici erano gli ebrei. Ricordate sempre, anche qui ci dava il famoso manifesto questa è la dedica del libro del pastore Martin Niemöller, quando sono andati al potere i nazisti. È famosissima questa, però è sintomatica. Prima di tutto vennero a prendere gli zingari e fui contento perché rubacchiavano. Poi vennero a prendere gli ebrei e stetti zitto perché mi stavano antipatici. Poi vennero a prendere gli omosessuali e fui sollevato perché mi erano fastidiosi. Poi vennero a prendere i comunisti e io non dissi niente perché non ero comunista. Un giorno vennero a prendere anche me e non c'era rimasto più nessuno a protestare. In realtà c'è sempre un dittatore, c'è un nemico. Se non c'è, si inventa. È quello che unisce, no? L'odio per qualcuno. Anche qui purtroppo, lo devo dire amaramente, da cronista, qualche similitudine c'è, e avete capito perfettamente a chi mi riferisco. Per cui, insomma, Anna era molto spaventata, sì, dall'incontro qui, perché temeva appunto, come dire, ripercussioni per chi magari la pensa in maniera diversa, però... No. Ma anche perché, Pino, se posso permettermi, no? Il nostro intento non era di stampo sicuramente né storico né politico. Okay? Il nostro è un libro divulgativo finalizzato proprio a intrattenere il pubblico sulle curiosità e anche ha come obiettivo quello di individuare quelli che sono i risvolti della storia che sono davvero poco conosciuti, a volte sconvolgenti. Lui ha parlato di Hitler, lui appunto è andato sulle tracce di Adolf Hitler cercando di cogliere gli aspetti più significativi della sua infanzia, gli amori, le manie, la follia, mentre nel mio caso mi sono intrufolata nella vita di Benito Mussolini. E lì ho sondato intanto il carteggio di Claretta Petacci, i suoi diari sono immensi, e scritti anche direi abbastanza bene, e davvero al di là delle illazioni, del fatto che molti attribuiscono questa, diciamo così, questo ruolo di spia, così almeno è stato detto anche dal nipote stesso di Claretta, cioè da Ferdinando Petacci, Marcello Petacci, in realtà ecco, ho sondato quella che è la sfera privata e ho potuto cogliere un Mussolini davvero inconsueto, inedito. Devo dire che al di là della sua immagine impavida, forte, di sciupa femmine, addirittura ecco, un'altra delle chicche è che gli storici gli attribuiscono ben 5.000 amanti. 5.000. Pare che, così si evince da alcuni testi, addirittura Palazzo Venezia ricevesse al giorno dalle 4 alle 5 donne selezionate dal suo entourage. Tra le lettere delle ammiratrici, delle fan. Il potere delle meritato ampiamente, ma sì. Se è vero, sì. Complimenti. No, però per dire come il fascino del potere, no? È quello che purtroppo sappiamo a volte. Ecco, però al di là di questo, ecco, al di là di questa immagine in paia di macio, di sciupa femmine, di Latin lover, in realtà io ho colto un Mussolini davvero fragile, contraddittorio, talvolta davvero di una tenerezza sconvolgente. Con i bambini soprattutto. Ecco, in particolare lui confessa a Clara, ma anche in altri testi ho trovato,
la sua preoccupazione reale verso i ragazzini, verso i bambini che stavano ore e ore in piedi nelle adunate. Io ricordo papà, io ho avuto il grande piacere di vedere all'interno del libro, il nostro editore ha accettato di pubblicare una foto del mio papà, di Walter Raviglione di Sanvigliano, che era classe 1921, scusate, e nel 30 andò per due anni in colonia ad Alassio, perché appunto lui istituì le colonie, come voi sapete, i bambini, lui era molto preoccupato per i ragazzini e si preoccupava per il fatto che stessero ore e ore in piedi durante le adunate, si commuove di fronte, ecco questo è un particolare, uno dei tanti che troverete, di fronte a un pesciolino rosso morto, quando invece la sua ultima figlia, Anna, pare che lo liquidi con un pesce in meno, e lui invece ne resta quasi folgorato, sembra veramente, questo è il punto, un personaggio che dimostra di essere Dr. Jekyll e Mr. Hyde, una duplice personalità. E lui stesso dice a Clara, io sono duale, e il numero due talvolta è davvero terribile. E lei lo sperimenterà, perché spesso si comporterà in modo molto irruente, violento nei suoi confronti. Del resto lui aveva una concezione dell'amore verso la donna molto maschilista, sicuramente. 5.000, ecco, diciamo che il numero stesso la dice lunga. E quindi però al di là del suo, di questo suo temperamento irruente, sicuramente impavido, forte, di macio, eccetera, davvero si può cogliere un Mussolini inconsueto ed inedito. E poi Clara riesce a sondare anche le sue opinioni da un punto di vista politico. Quindi lui si confessa con lei quali sono le opinioni di Benito Mussolini nei confronti degli altri popoli e nei confronti degli ebrei. E qui cade un po', vi confesso, ho tenuto anche una conferenza perché un mio collega carissimo, Marra, mi ha coinvolto, no, in questa ricerca, dicendo, state facendo un libro sui dittatori, quindi magari troverai del materiale inedito. In effetti ho trovato che, per esempio, i diari di Galeazzo Ciano ci dicono che le leggi razziali in Italia non furono così blande, non furono semplicemente, come dire, un incidente sulla scia delle leggi di Norimberga, ma in realtà Benito Mussolini odiava davvero gli ebrei. E lo testimonia anche Claretta, dice, infatti lui poi rinnega anche le relazioni con la Scarfatti, che era di origine ebrea, dice gli ebrei puzzano, sarà per il cibo che mangiano, quindi davvero si evince il fatto che le leggi razziali furono spietate. Noi forse ci dimentichiamo tutto questo, ma in realtà quando vennero varate nel 1938, i bambini e gli insegnanti, chiunque lavorasse nelle scuole pubbliche, non aveva più diritto di lavorare e di frequentare queste scuole. Quindi ho scovato una letterina davvero tenera e piena di pathos di un balilla ebreo, un bambino di Roma di 11 anni, che confessa appunto a Benito Mussolini, scrive a Benito Mussolini chiedendo Duce, con un'enfasi tipica di quell'epoca, ma veramente una lettera struggente e commovente, e chiede a Benito Mussolini, io vi prego, allora si usava il voi, appunto vi prego, fate in modo che la mia famiglia non venga, non debba andare in esilio, voglio restare a Roma, io sono un balilla convinto. Ecco, difficile pensare come Benito Mussolini reagì, lui chiamava tanto i bambini, i ragazzini, di fronte alla lettura di quella lettera. Queste sono alcune chicche, poi ne troverete altre se avrete, come dice Pino, la bontà di leggere il libro nella sua interezza. Poi usa parole tenerissime verso la sua Clara, e da qui si evince che forse fu davvero l'unica donna che amò veramente. Io, credetemi, ho lavorato tanto nella ricerca e penso proprio che questo amore fu vero, fu autentico. Del resto lo testimonia che cosa? Quell'immagine che tutti noi abbiamo nella mente di Piazzale Loreto. E quell'immagine ci lascia capire come questa donna seguì Benito fino alla fine, fedelmente, anche quando ormai il mito era decaduto, quando ormai Mussolini era stato abbandonato da tutti, lei gli restò accanto fino alla fine, fino all'ultimo, forse l'unico viaggio che fecero insieme, appunto quello verso la morte. Ecco perché... C'è il bellissimo racconto che Anna ha ricostruito del matrimonio,
cioè il viaggio di nozze. No, questo per Hitler, sì. Che abbiamo ricostruito insieme quando, sì, sì. In questo caso il matrimonio è avvenuto alle 2 del mattino nel bunker di Berlino. E, sì, il viaggio di nozze era nell'oltretomba, insomma, cioè, il primo e l'ultimo viaggio. Sì. No, io poi noi abbiamo approfondito anche il rapporto fra i due. Per esempio, un fatto curioso è che all'inizio Hitler era assolutamente soggiogato dal carisma di Mussolini. Lui vedere, cioè, la Roma imperiale, i simboli dell'impero, eccetera, esatto. Poi piano piano è successo il contrario. Poi quando la Germania è diventata un grande paese, molto potente, e era Mussolini il servetto di Hitler, non lo considerava molto Hitler, insomma c'è tutta questa storia controversa, insomma. Certo. Ma io volevo più che infilare, non la finiamo più se ne parla Hitler e Mussolini, no, ma perché, per esempio, perché, e poi in realtà lei ha avuto, abbiamo avuto la fortuna, la grande fortuna di avere molti pezzi sui giornali locali, insomma, sui giornali britannici, proprio stamattina anche sulla stampa, quindi siamo molto molto felici. E la domanda chiave che tutti i colleghi ti hanno fatto è come nasce la nostra collaborazione. Sì. In realtà io devo raccontarti questo, in realtà io ci stavo da anni lavorando, perché a tutti i cronisti capita, che ho girato il mondo davvero, il mondo difficile, le guerre, capita di scoprire delle verità, le famose verità giornalistiche rispetto alle verità giudiziarie, magari che non sono, come dire, dimostrabili, no? Non c'è, perché la verità giudiziaria è fondata sulle prove, sulle testimonianze, le verità giornalistiche sulle impressioni, sui bici bici bau bau. Io ho frequentato molto, insomma, per i sequestri di persona la Calabria, la Sardegna, ho scoperto che contano più in Sardegna, contano più i silenzi che le parole. Io non sono capace di ripetere, ma insomma, c'è un colonnello dei Carabinieri di Nuoro che mi racconta, dice: tu hai sentito mai una intercettazione fra due sequestratori? Stanno organizzando il sequestro, contano più. E io, cioè, lei la conosce a memoria, potrei raccontarvi della mia amicizia con Graziano Messina, per arrivare poi allo scoop di Baruch, in cui, come dice, ero stato io mentre stavo in carcere, e quindi avevo fatto amicizia con la famiglia. Io sono arrivato alla vecchia madre, una sarda vera, nera, davanti al cammino, mi ricordo, cioè, mi viene a baciare, e Graziano rimase sconvolto. E insomma, allora a un certo punto mi fa così. Allora io avevo l'interprete sardo, Antonello Zappato, grande fotoreporter, mi fa, ha detto se andiamo a prendere un caffè. L'operatore prende la telecamera, stiamo entrando, ha detto niente delle carte, certo, e poi sta per chiudere la macchina, ha detto che non c'è bisogno di chiudere la macchina. Dico, ha detto tre volte, ha fatto tre volte, se non si, ha detto tutto questo, quindi valgono più i silenzi che le parole. Questi sono gli aspetti, i rapporti con i personaggi. Poi ci sono le famose, come dire, bugie, e specie poi da quando le guerre sono assolutamente mediatiche, piene di bugie, ognuno naturalmente diffonde le notizie che servono, e siamo sempre andati più avanti. Ormai il 30% sono le famose fake news, cioè le bufale, insomma. Per cui ho scoperto la guerra in Croazia, che i croati accusavano i serbi di buttare giù i campanili cristiani, loro islamici, poi vedi che c'era la dinamite sotto il campanile, cioè in realtà erano i croati, mettevano la dinamite per dare la colpa ai serbi che buttavano giù i campanili, perché la guerra mediatica, la Croazia ha vinto perché loro ci portavano
a fare riprese negli obitori delle bambine con la testa spaccata dagli snipers, non mi viene in inglese. I cecchini. Quindi loro, è chiaro che uno vede in televisione la testa spaccata di una bambina serba, pensa, cioè se è croata, pensa che siano stati i serbi, cioè viene spontaneo, no? E non hanno capito l'importanza dell'aspetto mediatico, no? Se posso aggiungere, ecco, nel nostro libro abbiamo individuato ad esempio come Benito Mussolini, ma anche Adolf Hitler furono dei capostipiti delle fake news, furono bravissimi nella propaganda, voi lo sapete, chiunque, no, abbia letto, studi, storia. Quindi davvero, come... Hitler attraverso Goebbels era il suo spin doctor, direbbero sì, adesso. Sì, oggi direbbero così. Però non solo. Poi vai a scoprire che c'era un rapporto stranissimo, un rapporto molto aperto. Anche privato. Anche privato, perché la moglie di Goebbels andava anche con Hitler, quindi era una coppia molto aperta. Troppo, forse. Troppo aperta. E quindi, non erano d'accordo, cioè Goebbels ci soffriva, alla fine la donna uccide tre figli, si suicidano. Cinque figli. Si suicidano. Nel bunker, sì. Insomma, quindi c'erano storie anche tragiche. Insomma, questo per dirvi, ve lo diciamo fra le righe, ecco, proprio per... questo è un libro soprattutto... Ecco perché abbiamo intitolato la collana Amori Maledetti. Sì, perché è tutto intricato. Alla fine abbiamo visto quanto la vita privata sia così determinante. Poi insomma, anche abbia degli effetti sulla vita pubblica incredibili. Certo, non ci sono forse ostacoli da donne, sarebbe stata una storia diversa nel mondo, completamente diversa. Una domanda che ci siamo posti è come sarebbe stata la storia se, e poi ovviamente la storia non si fa così. Ma io potrei dare la storia, poi io potrei raccontarvi anche cose più clamorose, ne ho scoperte tante. Storia di Emanuela Orlandi, Ilenia, che ho seguito per un anno. Insomma, mi erano rimasti queste curiosità, queste conoscenze che non potevo, anche tra l'altro non diffonderò mai, neanche adesso, nella collana. E questa è, da molto tempo avevo raccolto questi documenti. A un certo punto avevo bisogno di un aiuto. E avevo bisogno di una professoressa, intanto di storia, per cui si parla di storia. Una professoressa di storia sabauda, perché lei quando ha saputo che lo devo dire, quando ho saputo che Claudetta Petacci ha conosciuto insomma, Mussolini sulla via del mare, che è la strada che ha fatto Mussolini che è da Roma porta a Ostia, lei ha voluto vedere la via del mare. Io quando è venuto a trovarmi a Roma dice mi devi far vedere la via del mare. Sì. Poi ha letto che alle dune, che è la spiaggia del presidente, e facevano l'amore, dice fammi vedere queste dune, cioè ma che vuoi che scoprire, cioè non c'è niente, sono dune, cioè quindi siamo diventati amici, ormai ci giochiamo sopra, sì. Appunto molto serie, eccetera, l'altro altare, insomma, rispetto a un cronista romano, un po' insomma, senza troppa romanticheria, insomma, sì, guardai. Sì, sì, molto oggettivo, pragmatico. Io devo dire molto pragmatico. Un'avventura anche dal punto di vista della scrittura, perché davvero da lui è un maestro, davvero. Io me ne accorgo ogni volta che siamo insieme, che insomma, chiunque dice, non so, la giornalista del Biellese al telefono lo intervistava, tremava, diceva, ma lei è proprio un gigante del giornalismo, no? E lui diceva, ma no, diamoci del tu, ecco. La cosa che io dico sempre a tutti è davvero, ho scoperto con lui che i veri grandi sono i più umili, insomma, quelli che non si atteggiano perché non hanno bisogno di esserlo, di esporre questa pomposità. E lui è molto umile, è molto alla mano, come vedete. Già la prima volta che era venuto qua io tremavo, chi era qui in questa sala se lo ricorderà bene.
io alla stazione di Santiano sono riuscita a trovare Pino Scaccia, neanche fosse stato Rimini, Fiumicino o Centrale di Milano. Ci giochiamo ancora, dopo due anni sì, ancora, e mi sento a Santiano. Quindi per dire, ci davamo del lei, insomma, per me era veramente... Sì, sì, ma per, questa è un'abitudine dei giornalisti, per esempio, intanto, ieri sera stavamo a casa a cena, mi ha chiamato Nuccio Fava. Sì, io stavo servendo gli spaghetti che lui mi ha portato, e telefona, dice ciao Nuccio, ma io vedo Nuccio, un amico, chiunque ha un amico che si chiama Nuccio. No, è stato il mio primo grande direttore del TG1, lui mi ha voluto al TG1, quindi... di grande cultura, quando gli ho detto che oggi presentavo il libro, tutto felice, ovviamente glielo dovrò regalare appena lo vedo. E, no, ma questo va bene, lo ammetto, la generosità, cioè, io ho sempre aiutato i giovani, ma perché non mi tolgono niente? Cioè, il discorso di fondo è quello, cosa ti togli un altro? Quando uno è sicuro di se stesso. Io ho fatto il mio percorso aiutando quando è possibile gli altri, mi ricordo anche con i miei avversari, mi ricordo stavamo a Perugia, tutti insieme, sai, i gruppi, ci sono i circhi, no? C'è il circo straniero, il circo italiano, se siamo tutti insieme, tanto da cretini perché andiamo all'estero, andiamo sempre nello stesso albergo, qui basta una bomba che ci fa fuori tutti, però è una nostra abitudine. A proposito, tu hai scampato diversi pericoli. Dobbiamo stare insieme. C'era una ragazza di Mediaset, noi c'eravamo tutti, che hanno arrestato quel giorno, non so, 12 persone. Questa non si fa niente. Allora passeggiavo per corso a Perugia, mi ha fatto pena, io ho detto, cioè, ma che me frega, cioè, che mi toglio, non mi toglie niente. Come un'altra ragazzina sempre di schizzata, no? di DG5, correva sempre con una pazza, cioè, a un certo punto mi aveva una sera a cena tutti i colleghi, insomma, dice, no, tu mi devi spiegare, dice, io tutto il giorno corro con una pazza, vedo le 20 e tu c'hai 10 cose più di me, come fai? Dico, sai, cocca, dico, a una certa età bisogna far viaggiare la palla. Cioè, lei da che correva, volevano arrivare gli Apache, per esempio all'aeroporto di Tirana, lei ogni mattina andava all'aeroporto dalle 6 di mattina. Io avevo amicizia col generale, io non sono arrivato, no, vabbè, grazie. Quando sono arrivato... tornare a dormire. Quindi, no, poi vabbè, questo fa parte... è venuto bene questo connubio, perché noi siamo completamente diversi. Sì, all'opposto proprio. Lui è sempre... Io ci scherzo, io la chiamo sempre Sabauda, perché... però in senso positivo, cioè della precisione. Siete stati tutti Sabaudi alle 5:30. Io non sono così. Ma questo arricchisce lei, credo, da un pizzico di fantasia, arricchisce a me, mi dà un pizzico di serietà. Quindi messi insieme... siamo una strana coppia, come hai intitolato la io nella prefazione ci siamo autodefiniti, l'ho scritta io, cioè, sì, lo so. La strana coppia, la strana coppia, perché è vero, siamo totalmente diversi, sì. Poi, ma anche lei scrive, lei è professoressa, quindi ha un approccio ovviamente nell'insegnamento, no? Di divulgativo, eccetera. E io sono cronista, estremamente sintetico. Ermetico al 100%. Lei ha imparato. Io ho imparato molto, no? L'ho detto prima, per me è una crescita professionale incredibile, perché quando è venuto qui a novembre abbiamo concluso il libro e io, non so, ad esempio nella parte finale avevo forse esagerato con gli aggettivi, no? Perché poi mi ero lasciata trasportare da questa storia d'amore tra Claretta e Benito. E lui a un certo punto dice, me lo lasci il pezzo? Sì, sì, io sono andata a scuola, sono tornata al pomeriggio e lui aveva semplicemente cancellato alcuni aggettivi. Dice, come lo trovi così? Ma in effetti funziona di più. Ed è vero, perché funziona di più. Quindi per me davvero è una fonte di arricchimento continuo. Anche il fatto che adesso mi hanno incastrata, mi hanno messa con le spalle al muro
dicendo ci sarà anche il seguito, no? Il secondo volume che mi terrorizza. No, il secondo sarà più difficile, siamo, sì. Tanto siamo pochi amici, possiamo pure dirlo. Il secondo sarà dedicato a cinque personaggi, 4+1, insomma, cinque personaggi storici che sono estremamente stimolanti, ma che presuppone una capacità anche più pesante di affiatamento. E sono ovviamente Amori Maledetti, per cui sono Kennedy, che è stato un mito della mia gioventù, il New Deal, la Nuova Frontiera, eccetera, mio ovviamente da molti altri, Kennedy, che però era un mascalzoncello. Ovviamente si finisce a Marilyn Monroe, ovviamente si finisce a Jacqueline Kennedy, che poi è diventata Jacqueline Onassis, per cui... Dunque, come escludere Maria Callas? Maria Callas, che sono quattro. Più ci aggiungiamo Lady Di. Che tu hai conosciuto. Esatto. E ti ha sorriso. Ma c'è sempre qualcosa di personale, io ce lo metto sempre. Per esempio... Ecco, in questo libro... Hitler, ovviamente. No, sono vecchio, non l'ho conosciuto. Non l'ho intervistato, però l'ho sfiorato, perché io sono andato in Patagonia e ho trovato Priebke, e per cui a Bariloche, accanto a Priebke ho scoperto che era un rifugio dei nazisti, effettivamente, è vero. Quindi è molto presumibile che lui sia sepolto in Uruguay in una chiesa murata adesso dentro un albergo, e che vanno ogni anno per l'anniversario i nazisti, insomma i nostalgici. Per cui io, che ne so, di Kennedy ricordo, non ho conosciuto Kennedy, però sono stato a Dallas nel quinto piano della biblioteca, da dove avrebbero sparato, almeno uno dei tre ha sparato dalla biblioteca. Che ne so, Lady Diana l'ho seguita per una settimana, l'ho seguita per una settimana a Buenos Aires, girava per ospedali, eccetera, e sorrideva sempre. E una volta ho incrociato lo sguardo, ho l'illusione che mi abbia sorriso. No, perché poi lavorare con lui è incredibile, perché la sera... Magari, non so, stiamo parlando appunto di Lady Diana, e allora lui che fa? Mi manda le foto di Lady Diana, ma come fosse da qua lì, no? Cioè, l'aveva veramente vicina Lady Diana. È davvero un testimone diretto della storia. Quindi per me, per questo, è un privilegio scrivere con lui. Questa è la fortuna. Io ricordo, per esempio, alle Fosse Ardeatine a Roma, Bush l'ho visto con me e Silvia, la figlia di Anna. Proprio ho visto Bush gli occhi, io ci ho fatto tutto un pezzo romantico, che cosa gli avrei voluto chiedere, cosa avrei voluto chiedere a Bush, lui aveva appena scatenato la guerra in Iraq, insomma. Quindi questo fa parte del mio mestiere, insomma, io ho avuto il privilegio, e lo ritengo un privilegio, di aver attraversato la storia. Stavo, che ne so, a Mosca quando hanno cambiato la bandiera dall'Unione Sovietica a quella russa. Poi ti hanno aperto gli archivi, no? Dopo Buenos Aires, Lady Diana, sono andato a trovare i resti di Che Guevara in Bolivia, ho scoperto l'area 51, che 8 anni prima che gli Stati Uniti ammettessero l'esistenza di questa base, e rischiando la vita anche lì, perché gli sparavano, se mi prendevano, insomma, i militari americani non sarebbero stati molto contenti, ho attraversato però la storia e mi sento privilegiato, insomma, quindi volevo in qualche maniera concretizzare e raccontare qualcosa di anche divertente, perché in fondo poi avete visto questo libro, c'è una parte storica importante, ognuno lo vuole leggere come vuole, ci sono i riferimenti, le similitudini, ma poi è un po' così. Sì, sicuramente. Poi ci sono immagini inedite, la tua foto sotto l'abitazione di Priebke,
tu stavi 15 giorni, l'unico giornalista occidentale che è alla ricerca di, nella speranza di poter cogliere, no? Di poterlo intervistare sostanzialmente. Sì, no, io a proposito di Armir, per esempio, è lì a Mosca, sono stato 2 anni dal primo al secondo colpo, cioè dal 91 al 93, e il momento in cui qui è crollato il comunismo, i russi si vendevano tutto, e per $100 sono entrato nei sotterranei del KGB, dove la gente gli faceva il segno della croce, con la roba bianca, quando passava sotto. E ho scoperto l'archivio immenso, negato addirittura da Stalin, in cui c'erano, noi abbiamo trovato in un mese 3.000 dispersi. E quindi ho fatto il primo libro su documenti veri, poi sono stato nella Valle del Don 2 volte. Insomma, questo mi ha coinvolto talmente, soprattutto la grande passione, il grande amore dei familiari dei dispersi a continuare questa ricerca. Infatti, grazie a Andrea Giannasi, che è un editore. È un editore molto appassionato di storia, molto appassionato. Difatti, oltre ai due di Anna, già di Armir, il primo pubblicato dalla RAI, Rai Eri, era andato al macero. Colpevolmente al macero. Ed è stato lui a recuperarlo, proprio copia conforme, proprio l'ha ripubblicato identico, perché sì, ancora c'era, aveva valore, insomma, aveva un certo valore. Per cui è nata questa amicizia con Andrea, e adesso lui è stato entusiasta di questo progetto. Cioè, Amore Maledetti, lui l'ha scoperta la storia, è stato, gliel'ho detto a Terracina, sì, in un festival letterario anche a Terracina, e gli ho passato Anna da lui, era entusiasta. Sì, dico, ma siamo sicuri? E lui, sì, sicuramente Amori Maledetti va bene. Ditemi quali sono i futuri protagonisti. E lui ha detto Kennedy, capirai. Quindi, poi non sappiamo dopo, ma noi ce ne abbiamo davvero tanti, veramente tanti, solo da scegliere. Io, per esempio, sono sincero, l'ho presentato, ma era un'anteprima, nelle Marche, questo, e uno che pensava in maniera un po' diversa, e me fece battuta, no, lui mi contestò che sì, noi nella quarta copertina c'è, sì, racconta della loro, dove sta? Qui, due storie intrecciate, feroci, di dittatori potenti e crudeli, raccontati potenti, ma mi contestato i crudeli. Allora dice Marco e Stalin, io dico perché qui si parla di Stalin, no? Ne parlerò, cioè, ma noi sicuramente su Stalin, sulla figlia di Stalin, ci abbiamo un sacco di curiosità, probabilmente sarà. Ci toccherà anche Stalin. Ci toccherà anche Stalin. Io ho un'idea diversa, perché volevo attraversare varie epoche, cioè dopo Kennedy, eccetera, mi piaceva andare addirittura più indietro, a Cicerone, antica Roma, insomma, non lo so, ma insomma è tutto, cioè noi pensiamo a un progetto per volta, cioè, no? Intanto facciamo la seconda e abbiamo deciso che sono i... Calma, con calma, perché non voglio defungere, ecco, prima del tempo. Il terzo vedremo, non lo so, non sì, c'ho ecco, proprio idea. No, lo vedremo. No, poi, vabbè, tornando al nostro libro, io non ci vorrei tornare tanto, però vai pure. Cioè, tu dici, non svegliamo troppo, sennò poi uno chi c'ha voglia lo lei. Chi c'ha voglia? No, io volevo raccontare più cose personali, perché in qualche maniera, dopo, non ho mai detto una bestemmia che... No, a parte su essere cantore, perché è una bestemmia per modo di dire, è che quando finisce uno il lavoro, io non ho mai detto, mi hanno smagnetizzato, perché la RAI quando chiudi non passi più col beige, no? Ti smagnetizzano, ecco, mi hanno smagnetizzato. Da quando mi hanno smagnetizzato, una nuova stagione sto vivendo, a parte questo è il mio... cioè, prossimo, questo che è uscito, il 12° libro, però adesso dedico tutto,
differenza di anni che invece lavora, che per lei è un po' più pesante. Allora io la mia vita professionale si è completamente cambiata ad Ancona, perché sono stato assunto ad Ancona, sono stato diventato professionista, insomma. Poi sono andato alla RAI, alla RAI Marche, eccetera. Poi da lì tutto il percorso, TG1. Quindi Ancona è una città che non conoscevo affatto. La provincia, insomma, la mia vita è cambiata totalmente, una città che non conoscevo affatto. E mi ricordo insieme ai colleghi, siamo stati tutti quattro romani ancora, la prima volta che vedo questa città, anche bella, del 500, eccetera. E io devo ammetterlo, quando sono venuto la prima volta, io non ero mai stato a Biella. Io dicevo arriva. Mai, eppure ho girato molto. In questa landa sperduta cisalpina, lui che arrivava dal centro dell'impero, io tra l'altro ero così emozionata che feci una battuta che lui ogni tanto mi ridice per spottermi, come dice lui, no? In romanesco, e io dissi, per me era come se arrivasse un cardinale e io un prete di campagna. Scusa Don Carlo, ma di campagna che devo accogliere un cardinale da Roma, no? Quindi mi ero tutta emozionata. E lui ogni tanto mi prende in giro perché dice, mamma mia. E insomma, volevo dire, sì. Non per conquistare simpatia, ma perché la realtà, che adesso mi sento a casa, che ho apprezzato, cioè è bella, cioè Biella, mi trovo bene, ho amici. Anche i suoi amici, anche i miei, conosco ormai le fabbriche, sto vivendo a Biella e quando torno io abito praticamente lo stesso palazzo, cioè, qui sopra, non mi rendo conto, praticamente voi sapete bene, sono al centro del centro, è come se stai quando vado a New York alla Rai Corporation, stai alla Sesta, che a destra c'è Broadway, a sinistra la Quinta, c'è Central Park, tu stai al centro, non è New York, ma è contento. Mi sono affezionato, cioè torno a Biella con molto piacere, insomma, e quindi è strano questo mio destino di andare sempre alla scoperta di due città che non conoscevo, che mi hanno segnato in qualche maniera. Ovviamente a Biella e dintorni, perché poi appunto domani andiamo, l'ho detto, no? Andiamo a Roma. Lui è molto devoto dalla Madonna, quindi posso io dire. Sono pure questo, è legato. Io sono devotissimo, io e mia moglie, che purtroppo un anno fa ho perso, e siamo sempre stati molto devoti di Loreto, perché abitavamo ancora, quindi la Madonna di Loreto. E qui ho scoperto, guarda casa, anche le attinenze, due Madonne lauretane. Lauretana. Il santuario di Graglia è stato, quando ci siamo intovati la prima volta per imbastire il lavoro, l'ho portato al santuario di Graglia. Era il parroco. Il rettore ti ha fatto suonare. Sì. Mi ha parlato dicendo, lei da quant'è che non sono le campane? Beh, dico, io faccio il cricchetto, da ragazzo. Dice, beh, allora venga, come ha fatto sulle campane? Tra l'altro, Pino, chi fu il tuo, chi ti fece da campanista? Beh, io anche questo sono stato fortunato, la mia vita, io ho avuto il mio prete dell'Azione Cattolica, era Don Luigi Di Liegro, che è il fondatore della Caritas. È stato quindi il suo campanista. Quindi è un prete, prete da strada, poi Don Benzi. Poi tutti maturavano, Don Benzi, quindi tutti i preti di frontiera. Poi c'è il mio santo protettore, che è un missionario, padre Giancarlo Bossi, che io ho seguito per due mesi nelle Filippine. Che è stato rapito e siamo diventati molto, molto amici. Era veramente un bestione. E io facevo ufficio stagionale, cioè, mi andavo a chiedere, lui era, cioè, non c'era voglia, e gli rispondi di tanto seduto. E lui era uno, un prete strano, faceva, perché io sono incavolato con Dio, dico, non puoi dirlo, sei un prete, non puoi dire che sei incavolato con Dio.
No, perché mi è morto mio padre il giorno prima che io diventassi prete. Poi l'aspettavo un giorno. Dico, vabbè, poi alla fine già pensavo, vabbè, forse sto sbagliando. L'ho portato una volta con lui e il suore di clausura a Manila, dove c'era stato, era entrato solo il Papa. E portato noi a pranzo, era un personaggio incredibile. Lui a Loreto, proprio a Loreto, lo presentò il Papa, Papa Giovanni Paolo II, e fece un discorso sui giovani, sul volo, che lo stesso Papa è rimasto impressionato. Insomma, io lì ho avuto per la prima volta il grande piacere di saper scrivere qualcosa, perché la sorella di Padre Bossi, quando è morto, mi ha chiesto il permesso di utilizzare una, io ho scritto una prefazione, un libro che ha scritto Padre Bossi, di utilizzare le mie frasi su di lui. Per me è stato un grande onore, una grande gioia. Beh, comunque, tornando al libro un attimo, insomma, questa è la presentazione, diciamo, ufficiale, questa, la prima. Lui ha avuto, mi ha dato questa, chiamavano così, no, il privilegio di venire a fare proprio l'anteprima, la presentazione anteprima a Biella, anziché a Roma. Poi dovevo andare a Roma, però, ecco, è venuto qui proprio per dimostrare amore anche verso questa città. Ecco, qui è nato tutto 2 anni fa, sì, e quindi qui doveva essere, visto che da qui era partito e da qui questa idea di collaborare insieme. Io vedo in sala, qui c'è il fratello di un grande storico, Alberto Bertotto, che io voglio ringraziare perché i suoi testi sono stati veramente molto utili. Uno storico biellese che ha scritto molti testi su Benito Mussolini, e da questi testi ho potuto appunto attingere per trovare delle cose inedite che troverete, ad esempio insomma, sui lati oscuri ancora relativi alla morte dello stesso Benito Mussolini. Alcuni, ecco, perché i tranelli della storia tu li avevi intitolati così? Perché come dici tu, la storia si dice sia fatta dai vincitori, in realtà la fanno anche gli odiatori o i perdenti per giustificare, no, anche la loro perdita. In realtà, ecco, abbiamo ad esempio trovato alcuni elementi che sono completamente all'opposto rispetto alle versioni ufficiali. Bertotto, ad esempio, ma non solo lui, anche altri grandi storici, hanno ancora, gli storici attuali sostengono che in realtà, ad esempio, per il delitto Matteotti, di cui Benito Mussolini si assunse la responsabilità morale, certamente, però non fu lui il mandante, e questo lo si evince da molte ricerche fatte anche negli ultimi tempi. La marcia su Roma, che avvenne il 31, non come nei libri di storia si dice, insomma, tanti piccole chicche che abbiamo raccolto per raccontare una storia diversa, una storia fatta di chiaroscuri, dove però appunto in questo panorama così controverso, così pieno di elementi ambigui, contraddittori, restano sullo sfondo queste due donne. E ci tengo a dirlo, perché poi tutto è nato da lì. L'idea è quella proprio di intrufolarci nella vita privata e cogliere quegli aspetti che poi necessariamente influiscono sulla vita pubblica, sulla vita politica. Io scusa, perché è troppo facile l'accostamento. Che le donne siano sempre decisive è un fatto. Per esempio, pochi sanno, a proposito di Bush, che lui era, c'era una storia, insomma, è stata rivelata soltanto quando non è stato più presidente degli Stati Uniti, con Condoleezza Rice. E se ha attaccato l'Iraq è stato per quello, perché in realtà, mentre Colin Powell, che era un militare, era uno che ne capiva di guerra, eccetera, l'aveva sempre sconsigliato di attaccare l'Iraq, tanto è vero che siamo ancora in Iraq, insomma, dopo 15 anni, no? Dal 2003, 16 anni, e invece lei, Condi, ha insistito per mandarlo in guerra in Iraq, e c'è sempre una donna, insomma. Per cui questo aspetto, ma gli amori maledetti nasce anche un po' da questo. No?
Certo. Perché poi sì, c'è qualcuno benedetto, insomma, magari li troveremo forse. Troveremo anche degli amori benedetti, qualche bell'amore, insomma, però in realtà. Grazie, sono un po' tutti. Quindi, insomma, gli aspetti sono tanti, ma ogni volta anche per noi intanto è una scoperta. No, noi ci stupiamo ogni volta, poi lui trova sempre nuove chicche, addirittura adesso scrivendo su Benito e su Hitler abbiamo visto, cioè, le novità che continuano a uscire, no? Casualmente, ripeto, è stato pubblicato adesso, quando già altri testi su questi personaggi sono tornati in audio, sono stati pubblicati da poco. Ma noi adesso, io ho cominciato per stampare un po' di cose venendo qua per dare Anna. Mi ha portato il lavoro. Su Marilyn Monroe, che lei ovviamente rispetta, perché Kennedy è mio e Marilyn Monroe è suo, per ovvie ragioni, perché lei è più brava a trattare le donne. Così dice lui. Su Marilyn Monroe già leggendo, la curiosità, per esempio, non è certamente la svampita, certo. La bionda svampita. Era molto intelligente. Intanto non era bionda. Bionda naturale. Intanto non era bionda naturale. Non è scherzo, non è svampita. Io per esempio anche lì c'ho un ricordo personale, lo anticipo, dai. Anticipa già il futuro, il prossimo libro. No, che ho conosciuto perché il grande amore di Marilyn Monroe fu con Joe DiMaggio. Io fra tante cose che ho fatto, sono stato anche al terremoto di San Francisco, non ho fatto mancare niente. No, ho avuto la grande fortuna, perché di fortuna si è trattato, che allo Yachting Club, cioè la baia di San Francisco, ho riconosciuto lontano Joe DiMaggio che andava, come dire, a pellegrinaggio quasi nella casa che era stato il loro nido d'amore con Marilyn Monroe. Lui è stato uno che per 20 anni ha portato le rose al cimitero a lei 3 volte a settimana, per 20 anni. E lui l'ho trovato a piangere davanti alla casa dove vivevano insieme. Quindi c'è sempre un ricordo mio, personale. Sì, quando dicevo ai ragazzi, quando ho conosciuto prima, parlavo di lui, e poi abbiamo fatto un collegamento via Skype dall'Istituto Bona a Roma, no? Abbiamo fatto questo collegamento con una mia seconda, e quando dicevo che lui aveva percorso 30 anni di storia, non stavo scherzando, i ragazzi, quando si dice così a parole, tutti dicono, no? E poi in realtà è stato veramente così, quando poi loro hanno capito di trovarsi di fronte a un mostro che aveva percorso davvero la storia, conosciuto i personaggi più grandi, li aveva intervistati, li aveva inseguiti, quindi ha fatto degli scoop a Farrukh Hassan, ha avuto, voglio dire, le Torri Gemelle, le gemelle, 11 settembre c'era lui e Lili Gruber, ecco, e quando i ragazzi dicevo queste cose quasi non ci credevano. Poi in realtà quando abbiamo fatto il collegamento non finivano più. Io ho visto ragazzi di seconda che davvero, Pino, me lo puoi testimoniare tu da Ostia, dal tuo studio, abbiamo fatto 2 ore di collegamento, i ragazzi di seconda, 15 anni, io vi assicuro che non li ho mai visti così attenti, così scrupolosi, sono stati bravissimi nel filmare, nel fare la ripresa poi su Facebook, con l'iPad, eccetera, quindi sono stati eccezionali. E questo per dirvi, perché un giornalista mi ha chiesto, ma lei che insegna, com'è il rapporto con la storia? E dico, il rapporto non è mai molto buono, io ho delle colleghe qui che me lo possono testimoniare, e la storia non è mai amata, anzi è una delle materie più odiate. E io l'ho sempre amata, anche da ragazzo. Tu invece l'hai sempre amata, ma tu non sei normale, posso dirlo, senza offesa. Però, se però noi facciamo respirare la storia e avviciniamo i ragazzi alla storia con personaggi come lui, con testimonianze vere, li facciamo fare ricerche, insomma li entusiasmiamo in qualche modo, sicuramente la storia viene amata. Nasce sempre dentro. Io per esempio, io ricordo sempre che abitavo a Roma vicino a Porta Maggiore, una porta qualsiasi, ma noi da ragazzini andavamo a giocare con le biglie
nei soldi lasciate le bighe, cioè ce l'hai dentro, capito? Ce l'hai dentro. Sono romano, insomma, cresci dentro il foro romano, vedi? Quindi ho sempre avuto questa passione. In realtà comunque io mi sento un privilegiato perché da ragazzo sognavo due cose, viaggiare e scrivere. È diventato addirittura che non faccio come Enzo Biagi, il grande Enzo Biagi, dice non lo dite al mio editore per fortuna perché se no non mi paga. Avrei fatto anche gratis, insomma, quindi viaggiare e scrivere. Sì. Tra l'altro qui vedo alcuni ragazzi, insomma la domanda che di solito fanno è come si fa, ci consiglia di diventare giornalisti? Toglietevi la voglia, insomma, lo dico a maggior ragione purtroppo adesso con la crisi dell'editoria. Naturalmente tu gli sconsigli e quelli che insistono vuol dire che lo possono fare. Certo, sono capabili e fino alla fine ce la fanno. Però ci vuole molta preparazione perché adesso al di là, io quando davvero vado a parlare invece ci sono i crediti formativi, io non vecchio non mi piace, da anziano ovviamente sono portato a fare il docente. Così all'università? Così. Esatto, e niente, effettivamente c'ho molto studio, molta preparazione, perché molti errori, molti i miei colleghi che sono morti purtroppo, è per impreparazione. Noi la prima cosa, se tu vai in un paese devi conoscere a memoria, cioè tu non puoi andare, che ne so, a Kabul, io stavo un anno a Kabul, stavo tranquillo a Kabul perché era una città tagica e avevo l'interprete tagico, non puoi andare a Kandahar che sono pastun, devi sapere queste cose. In Iraq ci sono gli sciiti, i sunniti, io avevo l'interprete, la vista sunnita, non l'ho portato a Najaf che è la città religiosa, la città sciita, quindi queste cose devi sapere. Chi l'ha sottovalutato ha fatto una brutta fine, insomma, devi sapere tutto. Io, soprattutto anche nelle guerre, io ho fatto la guerra Georgia-Russia, non puoi non conoscere naturalmente la storia della Georgia, cioè devi essere molto preparato. La prima cosa è essere preparato, quindi c'è molto impegno, molto studio. Tra l'altro tu hai iniziato con le guerre, con la guerra del Kuwait, la guerra del Golfo. Sì, sì. E sei stato l'unico giornalista a intervistare Oriana Fallaci. Sì, io sono stato battezzato da Oriana Fallaci, nel senso, un personaggio incredibile, con litigate furiose. Aveva un carattere pessimo. Insomma, abbastanza. Sì, confermi. Lei ha accusato la nuvola nera, cioè la nuvola dei pozzi che bruciavano, del suo tumore, poi della sua morte, che io per carità rispetto, però, lei c'è stata due giorni in questo. E tu quanto? Io quasi tre mesi. Vabbè. Sono stato tre volte a Chernobyl. Sei stato il primo reporter occidentale a entrare quindi, a Chernobyl. E lei, secondo me, ci ha giocato anche sopra, era una grande scrittrice, per cui non altrettanto da giornalista perché i danelli li faceva lei. Una volta ha scritto un'intera pagina del Corriere della Sera inventandosi uno stupro, lei che era stata stuprata da un palestinese, e io la sera la vedo a cena e faccio che è la proiezione di un sogno. Perché non era mia, che sì. Beh, sei stato spietato. Io Inshallah, il famoso libro Inshallah, ci ha messo 16 anni a scriverlo. Io sono arrivato a pagina 16. Non puoi mettere, e gliel'hai detto pure. Sì, gliel'ho detto. Però poi mi ha dedicato scusate la ripetizione, molto affettuosa, ha detto tu ti auguro di trovare in Kuwait quello che io non ho trovato e di trovare quello che io di non trovare quello che io ho trovato. Sì. Affettuosamente Oriana Fallaci, ce l'ho in un quadretto perché affettuosamente detto da Oriana Fallaci ha un valore.
sì, sicuramente. Ci sono domande? Ecco, forse, perché poi vedo che il tempo scorre con lui, si potrebbe parlare per ore e ore, lui, qualsiasi cosa, degli ultimi 30 anni, anche di più, mi spiace. In realtà sono 40. Sì. In realtà sono 40, noi diciamo 30 per, insomma, per non invecchiarlo troppo. Se avete domande, se avete curiosità, vedo gente in piedi e mi spiace molto per queste persone, davvero. Dovevamo forse prevedere, però più di così non ci stiamo, ecco, non l'abbiamo fatto apposta, ecco, non pensavamo foste così tanti. Ecco, dobbiamo soppalcare, sì, bravo Vincenzo, bravo. Che dobbiamo? Fare un cerchio, è troppo. No, sennò come i concerti rock. Come i concerti rock facciamo il bis, faremo il... davvero, domani, prego, cioè, prenda il microfono. È perché non sento. Si è conosciuto Arthur Miller, visto che si parlava. Chi? Arthur Miller, che ha una storia con Mary. È un altro amore di Mary Monroe, è impressionata. Però no, Arthur Miller non l'ho conosciuto. È uno dei pochi che non ha conosciuto Arthur Miller. Forse di quasi tutti, mica. Quasi tutti, non è proprio. Io ci sono altri di cui sono orgoglioso, Falcone, quando ho intervistato poco prima che morisse, prima di Capace, ma come spesso succede, i grandi personaggi, l'ho intervistato a Stoccolma, non in Italia, era avvicinato. A Stoccolma, gli italiani all'estero poi possono veramente sentirsi di tutto, e l'ho intervistato a Londra, ma mi ha lasciato una sorta di testamento a Falcone. È stato il primo a capire la globalizzazione della criminalità, insomma. Cioè la globalizzazione non riguarda solo gli aspetti positivi, ovviamente riguarda anche gli aspetti negativi, no? Quindi è stato, cioè, l'FBI, uno stato nel Falcone, è stato il primo a riconoscere che le mafie non avevano più confini. Certo, l'internazionalità delle mafie. Altre domande? Curiosità, approfittatene, perché, come dicevo ai ragazzi durante il collegamento, quando sono venuti anche in Aula Magna da noi all'istituto, insomma, se ci sono domande, come dici tu, poi quando usciamo, c'è, no? C'è la domanda, però c'è. prego. Se no non sentiamo, ci scusa, non parlo voce alta, mi sente da qua? Sì, abbastanza. Sì, sì, abbastanza. C'è una voce che sembra quello sul microfono. C'è il microfono incorporato. Sì, mi tengo basso. Volevo sapere, siccome il Fatto Quotidiano qualche tempo fa aveva riportato le parole di Netanyahu riguardo a quello che si dice avesse fatto Hitler a suo tempo, cioè stato consigliato da un Grand Mufti di Gerusalemme di sopprimere gli ebrei, non di scacciarli dalla nazione. Volevo sapere, secondo le sue indagini, se questa cosa riportava il vero oppure era qualcosa inventato. No, non lo so, sinceramente non ho certezza, però credo che sia inventato. Però non ci sono prove certe che smentiscono o che confermano questo fatto, che potrebbe essere risultato. Anche noi usiamo un sistema, credo, serio, cioè una vasta e intera bibliografia sia di Mussolini che di Hitler, per cui sono citate, tutte le fonti sono citate. È chiaro che, ripeto, ogni fonte certamente a Gerusalemme, cioè, rientra il discorso delle bugie che dicevo prima, sì. Cioè, loro sono anche bravi a inventarsene tanto. Io per esempio apprezzo molto, non si tratta di storici, pensate, le testimonianze, io mi sono sempre considerato un testimone, io anche devo leggere libri, io ho imparato l'Afghanistan leggendo Ettore Mo, che è il grande inviato del Corriere della Sera, un mio collega, perché da testimone racconti, ma quando ci sono solo fonti, ecco perché è importante il nostro lavoro. Come lo vorreste, io anche sono stato un anno in Iraq, io ho scoperto delle cose
stando lì, ma altrimenti adesso è tutto omologato, è chiaro che si può fare per stare la verità, vedere due foto, quelle arabe e quelle americane. Allora sono, nessuna di due è credibile. Gli arabi sono notoriamente dei bugiardi. Prendevamo l'autobomba, uno ti diceva che erano 5 terroristi e 8 donne, un altro che erano 7, cioè. Gli americani stavamo a Baghdad e arrivavano le notizie filtrate da Tampa in Florida, quindi ovviamente erano codificate militarmente, quindi sono le due. Io mi ricordo un giorno ci fu una manifestazione sotto il Palestine e gli arabi protestavano perché era stato ucciso un bambino iracheno da un elicottero americano, e per giocare l'ha ucciso. E io, loro, gli americani immediatamente comunicato, assolutamente negato. Io sono a Salt Lake City, abbiamo visto, abbiamo fatto le riprese, il bambino per terra, ed era vero. Quindi lì ho potuto in quel caso testimoniare, ma se io non fossi stato in Iraq, devo accontentarmi della versione ufficiale. E gli ebrei pure, per, ovviamente sono le guerre mediatiche, ecco, ne dicono anche tante vere, ma non tutte sono vere. Questo è il discorso. Quindi non ho, io non ho, sinceramente, non ho certe, non lo so. Comunque, diciamo che il dubbio in ogni caso rimane, perché visto che sono state parole pronunciate da Netanyahu, il primo ministro israeliano, quindi non è proprio la persona sotto casa che dice così. No, certo, ma è così, ma il dubbio permane. Sempre di storia, che può essere stravolta. Il dubbio resta. Ripeto, io molte cose l'ho appurate, ma stando sul posto, a Kabul è lo stesso, insomma, molte cose sapevamo, molte altre no. Non è facile, insomma, con gli americani mi ricordo, per esempio, io sono stato, avevo uno dei miei sogni, era di andare a Bamiyan a fare le riprese dei Buddha, i Buddha. Dai talebani, no? Bombardati dai talebani. E per andare a Bamiyan dovevo stare, insomma, in embedded con gli americani. È stata una cosa incredibile, appuntamento a Bruxelles, 7 giornalisti europei e ci hanno fatto il primo briefing, il secondo briefing, poi in Afghanistan il briefing, l'ambasciata americana a Kabul. Insomma, a un certo punto quello che ti diceva no, perché noi abbiamo il controllo di tutto il territorio, alzo la viva la manina, io ero da un anno che andavo in Kabul, dico veramente si dice che il 74% dell'Afghanistan emane talebani. E no, però non c'era più cosa dire, perché ero l'unico che era stato in Afghanistan. Quindi l'importanza della testimonianza. Certo. Il briefing ti dicono la loro versione, ma non è detto che sia vero, era completamente. Se c'era, cioè, a Kandahar c'è la bandiera talebana del comune, e anche lì c'è emergency, quello di Kabul è un ospedale vero, quello di Lashkargah, che era l'ospedale in zona talebana, pure solo i talebani, cioè, la verità è sempre. Beh, il tuo motto è la verità non esiste, esistono i fatti, però è una provocazione in realtà. Certo, io nel blog c'ho un incipit. La verità non esiste, esistono i fatti, è vero. Ovviamente per rappresentare la verità devi almeno rappresentare le due verità, cioè le due parti, perché è così, insomma, io a noi il TG1 quando era, purtroppo parlo al passato, ma è così, ho un po' di rimpianti per quello che è stato il mio giornale per 40 anni, quando era un giornale serio. Avevamo le due fonti, io stavo, la prima guerra vera seguita da noi direttamente, la guerra fra croati e serbi, io stavo a Zagabria, Remondino stava a Belgrado, io anche stavo in Georgia, io stavo a Tbilisi e Canciani stava a Mosca, cioè c'era sempre la doppia, perché è l'unica maniera, cioè, rappresentando le due verità. Ci sono delle guerre che non abbiamo, la mia generazione non ha conosciuto il Kosovo, io ho conosciuto il Kosovo dall'esterno,
attraverso l'Albania, arrivavano i profughi e raccontavano. Remondino andava in Kosovo con l'esercito serbo e lo portavano a vedere quello che volevano loro. Nessuno poteva testimoniare direttamente quello che succedeva. Io ho raccolto dei profughi, che era di parte, e lui quello dell'esercito che era altrettanto di parte. Quindi avrebbe capito il movente di tutto quello che... Ha capito, perché abbiamo fatto il libro sui granelli della storia. Sì, sì, ma ne... mi piace informarmi, quindi tutto quello che capita ha sempre un risvolto dietro quello che è la facciata. Infatti, cercando di andare proprio a scovare tra i meandri della storia quello che è rimasto oscuro e ambiguo ancora oggi, ci poniamo molti interrogativi. Non parliamo poi dei confini, perché i confini sono segnati dai vincitori. Io mi ricordo in Kuwait, noi per un mese c'era questo confine elastico, c'erano 3 chilometri, ogni giorno andavi, volevi andare 3 chilometri dopo, un giorno dopo un altro, ma 3 chilometri, perché era, non è che era casuale, spostare, c'era Bassora, cioè l'accesso al mare, quindi si litigavano sull'accesso al mare, però i confini, insomma, Monte Carlo era italiana, Bolzano sicuramente non è italiana, cioè, la storia è tutta, cioè Capodistria era italiana, c'era la mia interprete croata, ma diceva, ma riprendetevi Capodistria, dico, ma non siamo mica in guerra fondata, cioè, se ce la danno, cioè, la prendiamo. Posso chiedere una cosa? Volevo chiedere, dato che lei è un grande microfono, così ti sento. Vabbè. Un grande inviato, se ha conosciuto un altro grande inviato, Terzani, Tiziano Terzani. No. Partecipando alla missione, ne ho parlato un'ora di Terzani. No, sì, l'ho conosciuto, grandissima stima. Insomma, non so cosa dire. No, cioè, io soprattutto ho parlato con Terzani dell'Afghanistan, mi ha parlato molto dell'Afghanistan. Perché insomma, lui e io ero stato in Afghanistan, la conoscevo, quindi diciamo l'unica cosa che succede a molti dei miei colleghi, io cioè, non faccio nome, ma so, cioè, ne ho alcuni diciamo anziani, eccetera, c'è un rischio alla nostra età. Io ancora gioco anche parlando di cose di rischio, come vedete gioco sempre. Sdrammatizzo, e c'è qualcuno che si sente un santone, ecco, l'unica cosa forse, ma lui lo era in realtà, perché uno spessore enorme, era andato oltre, però dopo ti senti il santone, quello che non ti meraviglia più niente, insomma. Io è chiaro che rispetto a uno che ha passato una vita con tutto rispetto, insomma, in ufficio, è chiaro che sono più aperto, conosciuto. È fantastico, io stavo 7-8 mesi l'anno fuori, 8 mesi soltanto. Beh, anche lui dice. Allora una sera parlavo con afghani, la sera dopo con gli americani, la sera dopo con gli spagnoli, la sera, cioè, è chiaro che poi ti si apre il mondo, poi alla fine sembra che sei tutto. Anche Terzani comunque andava in anche luoghi. Lui, certo, era molto... Certo. Ah, ecco, credevo dicesse... No, Terzani era bravissimo. Sì. Pure lui era un po' condizionato dall'estrema conoscenza, insomma. E io questo non ci voglio cascare, lo voglio sempre vedere con distacco, insomma, sono... Con oggettività. Con oggettività, insomma, no? Quindi... Terzani è stato... Io ho avuto, per esempio, il maestro, il punto di riferimento, che io ritengo, Kapuscinski. Kapuscinski mi ha fatto scoprire l'Africa, per esempio io Ebba, no? È un grande libro di Kapuscinski. Io ho scoperto l'Africa perché, per esempio, la questione del tempo, no? In Africa il tempo non esiste. Allora io mi ricordo che stavo in Kenya, una volta ci si rompe la gomma della macchina, allora l'interprete scende e dice vado a cercare la gomma. Io da scemo dico, quando è che torni? Ma è quando ho trovato la gomma. Sono un imbecille.
il concetto di tempo. Cioè, può essere un giorno, può essere due. Maestro, un africano sa, cioè quando ci si riunisce, quando c'è una riunione, quando ci siamo tutti. È così, altro che 5 e mezzo. Altro che Sabaudi. Io ho imparato stasera che a Biella ci si vede ai 5 e mezzo. A Roma c'è un quarto. C'è una domanda, Pino? Sì. Sì, io volevo chiederle, in tutta la sua carriera, l'evento più traumatico che ha dovuto vedere, ma anche quello più positivo che ha dovuto poi raccontare, cioè i due estremi. Ecco, come si dice in genere, dice, grazie alla domanda. Allora, il più tragico, non ho assolutamente dubbi, la prima volta che poi si dice Chernobyl, non Chernobyl. Lì ho visto la morte del mondo, ma è cambiato anche a livello personale. Non avevo un grande spirito ambientalista, lì è venuto su molto forte. Cioè, a un cronista capita di vedere catastrofi di cadaveri. Io stavo allo tsunami in Sri Lanka, c'erano catastrofi 3.000 cadaveri. Ma vedere la morte del mondo è molto più terrificante. C'era un villaggio, Kupewatoe, mi ricordo, che c'era lì il cartello d'ingresso, niente, il cartello d'uscita, pazzesco, cioè il bosco bianco, morto, cioè, lì è stata sicuramente quello più... La morte del mondo, insomma. Mi ha dato uno spirito ambientalista, ripeto, che prima non avevo. Quindi questo è il più bello, o più difficoltà, perché il più bello in realtà... Non so, dipende da cosa è legato. Io sono stato nell'inferno, ho vissuto nell'inferno, ma anche molte volte in paradiso. Io in Kenya, dove è nato il mondo, nella Rift Valley, e dietro l'angolo c'era il paradiso terrestre, con i fenicotteri rossi, roba da matti, cioè desertificazione da parte, giravi l'angolo, ma... È successo tante volte, insomma, per cui non lo so, come soddisfazione ce l'ho avuto tanto. Cioè, quando trovate i resti di Che Guevara, non è soltanto quello, aver visto i resti, di vedere uno che era un mito, no? Ma lì sono stato alla lavanderia dove avevano deposto il corpo. E ho conosciuto l'infermiera che le aveva lavato, mi ha raccontato un sacco di cose inedite, insomma, sembrava un Cristo per quanto era bello, aveva tre calzini, cioè molte cose, cioè, io, per me è stato raggiungere, insomma, una cosa. Anche qui in Piemonte sei venuto, no? E da ragazzino sognavo, insomma, queste soddisfazioni professionali, insomma. Dicevo il testamento di Cesare Pavese, l'hai trovato tu? Sì, io sono stato durante l'alluvione. Un mese l'alluvione in Piemonte, sono stato in elicottero, ho girato l'elicottero, ricordo, lo dicevo ieri sera a cena, una cosa che ricordo erano i maialini appesi sugli alberi, perché era tutto l'alluvione, no? C'erano i maialini appesi sugli alberi e poi la Ferrero che si confondeva il fango col cioccolato. Però fra le cose, ecco, sicuramente a Santo Stefano Belbo, grazie a un pilota della finanza spericolato, cioè, atterriamo proprio sul fianco del paese, Santo Stefano Belbo, e abbiamo ritrovato il biglietto che lasciò Cesare Pavese prima di suicidarsi sul comodino. E io aver questo in mano, averlo ripreso di tortozza, grande emozione, ce ne ricordo, c'era scritto non fate protocolli. È stato bellissimo, cioè, c'è soltanto, è tutto, io ricordo, io bellezze, io per l'imbecille di Battisti sono stato 4 volte in Brasile, ma io l'ho ringraziato, perché io ho conosciuto Rio. Volte, Rio è bella da sbattere la testa al muro, cioè è così bella, dal Cristo Re è incredibile, c'è il piatto, il pane di zucchero,
Quindi però Cesare Battisti non si è riuscito a intervistarlo, non si è lasciato intervistare. Sono stato pure dentro la sua cella, in Papuda, in carcere, non ci sono riuscito. Quindi ho sognato di notte che non restassero, adesso non è arrestato, però non accetto lo spettacolo, anche lui merita rispetto, pur avendo sognato. Anche lui merita rispetto. Ci sono altre domande? Ecco, volevo chiedere questa. Vieni, ma tanto c'è anche il microfono in bocca lì. Un vero grande insegnante. No, facciamo i giungli perché sennò no, qua... No. Volevo chiedere, ti metto di qua. Per quanto riguarda il, appunto lei, un religioso, mi sembra un cristiano, fervente, no? Non vorrei disturbare con questa domanda. Ma la Chiesa, il rapporto della Chiesa con fascismo e nazismo, e mi riferisco a parte Latinarenza e Gasparri, il cardinale Gasparri, perché è stato natura. No, non Gasparri, quello. È quella che è una... Ma il problema degli ebrei, Pio XII, la figura dell'atteggiamento poco chiaro, eufemisticamente. L'abbiamo scritto. Avete scritto? Sì. È scritto che C'è scritto. Che non è affatto vero che ha appoggiato il fascismo, eccetera, ma Pio XII era d'accordo con, per uccidere Mussolini, era d'accordo con i complottisti, con quelli che volevano uccidere Mussolini. Quindi c'è scritto, ci sono le fonti e tutto. Non è vero, è una bugia quello che Mussolini aveva appoggiato. Scusi, Pio XII ha appoggiato al fascismo. È esattamente il contrario. Lui... Però c'è qualcosa che continuamente stanno anche ancora adesso. È andata avanti molto questa storia del contatto, mancanza di contatto di Pio XII nei riguardi degli ebrei. Questo atteggiamento che non è chiaro per molte cose, per molte, specialmente all'inizio. Noi abbiamo trovato, io ho trovato i documenti proprio, ripeto, qui, che invece è esattamente al contrario, tanto per c'è scritto pure per... Sì, non ci fu comunque una posizione ufficiale sulla Chiesa. Non contro, solo non c'è, ma sì, contro. Ma addirittura una quarta di copertina, il periodo XII... Guarda, devi mettere il microfono davanti. Sì, aveva appoggiato i complottisti, proprio era amico dei... Sì, c'è un punto dove... Cioè, ne parliamo, poi noi ci abbiamo delle fonti, può essere vero, non vero, però... Chiaramente lui non sei stato il testimone diretto in questo caso, quindi non ha potuto, ecco, Pio XII aiutò la resistenza tedesca, aiutò la resistenza tedesca, non... Con una documentazione questa ufficiale, cioè, sì, no, ufficiale, questa non è c'è ufficiale. C'è un libro, c'è un no, perché a livello ufficiale a Roma si dice esattamente il contrario, si accusa Pio XII di aver appoggiato i fascisti, invece sembra esattamente il contrario, appoggiò la resistenza tedesca, sì, cioè di Liebling, questo studioso Liebling, che certo. Secondo le cui prove... Uno studioso, appunto, Joseph Spies, uno degli ultimi libri scritti da Hitler, ci sono le prove secondo cui il Papa convinse gli ebrei che la resistenza tedesca esisteva, ma cercava di evitare spargimenti di sangue, anche contro la volontà di spie ecclesiastiche di uccidere il dittatore. Comunque troverete tutto nel libro. Chiaramente poi questi grandi personaggi non finiscono mai di avere novità. Ripeto, chiudevamo il libro e lui continuava a dirmi guarda ci sono delle altre cose da aggiungere, sì, ma l'editore voleva che chiudessimo, dovevamo uscire per Natale e quindi non c'era più spazio, ma sono personaggi talmente grandi, talmente che sono attualissimi ancora, è incredibile tutto questo, dopo 80 anni stiamo parlando di loro. E questo è il motivo per cui... Qui si parla ancora, sì, si ha molti dubbi. Tanti, sicuramente. E questo, adesso anche qui, sopra abbiamo visto cioè, dove la signora ha i libri, accanto al nostro ci sono 5 libri su Hitler, su Mussolini, cioè qui ne escono ogni giorno. Sì, sì,
su Internet, noi abbiamo cercato il privato proprio per differenziarci, ma stanno uscendo ogni giorno, le notizie poi non ne parliamo. Io proprio nei giorni scorsi ho letto che anche Eva Braun aveva origini ebraiche, per esempio, quindi non solo Hitler, ma ogni giorno ne escono, ed è incredibile a 80 anni, quando sono passati da allora, che è ancora di un'autorità estrema. Insieme al nostro sono usciti sì, Scurati. Un mare di altri libri. Quindi non è che noi abbiamo la pretesa, che abbiamo detto noi la verità. Noi è un aspetto, sono... L'aspetto privato. Sono particolari, soprattutto inediti, insomma, di questi due grandi personaggi, sicuramente, che hanno fatto la storia del secolo breve, insomma, senza nessuna presunzione di aver detto la verità. Certo, siamo alla ricerca della verità. Ma la verità non esiste, come dice lui. Esistono i fatti. Abbiamo ricercato i fatti. Ecco, io vedo che ormai è tardi e non vorrei rubare troppo tempo ancora. Vi ringrazio davvero immensamente per essere venuti così tanti, così numerosi, e speriamo che questo libro vi piaccia. Grazie a tutti davvero.